valutare un po' meglio i dati finali, certamente, perché è una riduzione della partecipazione, ma insomma il giudizio non può essere nemmeno troppo semplicistico a questo proposito. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie, grazie, grazie. Roma ha ancora bisogno delle nostre forze, delle nostre energie, ha bisogno di quelle che sono le realtà che vengono dai diversi partiti della nostra coalizione e anche quello dei tanti cittadini che si sono avvicinati a noi su una scelta civica, portando voti e percentuali significative sia a lista civica sia a me personalmente. Quindi da questo punto di vista accettiamo la sconfitta, facciamo i nostri complimenti a Marino, ma avvertiamo tutti che non abbiamo nessuna intenzione di scomparire da questa città, rilanceremo e rigenereremo con forza quella della nostra presenza. Dobbiamo fare i conti, su cui ci dobbiamo verificare tutte le scelte politiche amministrative fatte in questi anni, ma sicuramente il problema è quello di comprendere questa lontananza dei romani dal campo politico e dalla partecipazione politica. Va anche detto che ovviamente purtroppo c'è un dato complessivo di risposta rispetto a questo distacco da politica ogni qualvolta siamo. Il tema è la violazione dei diritti umani, 66.000 detenuti sono davvero troppi, non può essere calpestata la dignità umana in questo modo, come ha sancito la Corte di Giustizia che ha dato un anno di tempo per l'adeguamento. In verità alcuni anni or sono era stato approvato nel programma di Stoccolma un mio emendamento che prevedeva più risorse finanziarie per gli Stati membri dove fosse stato accertato una condizione di sovraffollamento che aveva come caratteristica la presenza di cittadini provenienti da paesi terzi o da altri stati membri come l'Italia. Con il nuovo programma innanzitutto la società civile sarà coinvolta da subito nella stesura del programma della città e quindi sarà fondamentale l'apporto delle associazioni, delle cooperative, ma anche degli imprenditori, dei commercianti, perché quello che si vuole fare non è semplicemente una grande manifestazione culturale, un grande festival, ma vuole diventare sempre più una capacità per rilanciare la città e quindi ristrutturarla, prendendo anche esempio rispetto a quello che è accaduto in passato, e quindi attraverso la cultura dare sviluppo a tutto il territorio. Io credo che sia molto importante rovesciare la tendenza negativa dell'economia europea attraverso forti investimenti che diano un senso compiuto all'obiettivo della crescita e che nel contempo siano altrettanto utili strumenti come la garanzia giovani, che è una sorta di moderno ammortizzatore sociale che collega il lavoro quando si perde al lavoro che si deve ritrovare oppure la fine del percorso scolastico all'ingresso stabile nel mercato del lavoro. L'Unione Europea ha deciso di introdurre questo strumento. L'Europa sta suicidando la sua produzione. La produzione di fotovoltaico, ad esempio in Italia, è già morta. Cioè l'Europa arriva tardi, chiude la stalla quando i buoi sono scappati, ma da settimane. Quindi ammesso e non concesso che mettano qualche dazio per i produttori italiani e europei in generale, è già finita perché la Cina ha ormai invaso il mercato con tutti i suoi prodotti e sottoprodotti. Ma questo vale per l'olio d'oliva che non viene protetto, vale per l'ortofrutta che arriva dal Nord Africa, vale per le scarpe, per le felpe.